io sono contento che siamo qui, perché non era un elemento scontato il fatto che dopo 4 anni una città in comune decidesse di rincontrarsi e provare a mettere a bilancio le cose fatte, perché non è scontato che una lista di cittadinanza debba esistere. Questo io lo voglio ribadire, l'ha detto Marco, perché molti di noi decenni che fanno politica in questa città e hanno scelto modi e forme diverse rispetto alla semplice costruzione, semplice per modo di dire, di una lista. Però riteniamo sia importante in una discussione pubblica provare a mettere a verifica le cose fatte. Io lo dico perché c'è stato grande scetticismo intorno a questo appuntamento di oggi. Ma come, discutete 8 ore, ma non vi annoiate, ma come, manca un anno dall'inizio delle elezioni. Bene, noi siamo felici e orgogliosi di essere un'anomalia, a noi piace discutere in maniera chiara e piace provare a costruire le cose coi tempi giusti, perché noi di cartelli, accrocchi, senza anima e pasticci non ne vogliamo sapere. Questo è l'elemento di fondo e lo diciamo perché gli accrocchi non servono per una città che ha una malattia. Io lo dico in questa maniera perché quello che è avvenuto, diceva Tiziano, l'8 marzo, nella nostra città ha avuto una proiezione mediatica indegna. Oggi la discussione in città è sui cittadini che guardavano con curiosità le spazzatrici che pulivano le orme rosa. Questo è stato il racconto sulla stampa della città dell'8 marzo. Quindi questa città ha una malattia nella comunicazione, questo è un problema che ci dobbiamo porre tutti, perché significa l'omissione dell'esistenza di quelle vite di cui Marco parlava. Allora proviamo a raccontare quello che noi abbiamo fatto, perché se vedete oggi i giornali questo appuntamento non è mai stato raccontato, non c'è una riga sulla stampa quotidiana di questa riunione, perché noi facciamo opposizione. Io credo che bisogna rivendicare questo elemento. Noi in questi 4 anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto opposizione, che non solo è una cosa nobile e non è una parolaccia, ma è quello che manca in questo paese. Un'opposizione politica manca oggi in questo paese, chiara, netta e precisa, un'opposizione che riesce a connettere l'elemento politico con l'elemento sociale. Cosa significa per noi fare opposizione? Questo è l'elemento di fondo. Fare opposizione è un elemento fondamentale della tenuta di una democrazia, perché fare opposizione per noi ha significato in questi anni in primo luogo esercitare il controllo. Esercitare il controllo su cosa? Esercitare il controllo su un'amministrazione che non è trasparente. Noi questa cosa la dobbiamo dire. Il Comune di Pisa non è un'istituzione trasparente. Noi abbiamo difficoltà continua ad avere accesso agli atti. C'è un'omissione continua delle grandi operazioni che vengono condotte dall'amministrazione comunale. Io lo dico, oggi sembra scontata, ma la trasparenza e il controllo democratico sono degli obiettivi rivoluzionari. Lo dico in maniera chiara, perché oggi le amministrazioni pubbliche cercano di omettere le grandi operazioni che Marco spiegava prima. Non è fare le pulci, perché quando ci dicono che noi facciamo le pulci significa delegittimare l'operazione politica e democratica che noi sviluppiamo. Noi siamo quelli che studiamo le carte, non siamo quelli che studiamo le carte, siamo coloro che provano a mettere a nudo le operazioni e la speculazione finanziaria c'è in questa città. Questo per noi significa fare opposizione. Per noi fare opposizione significa, come diceva anche Marco, fare delle proposte che abbiamo avanzato. Le abbiamo avanzate sulla progressività dell'IRPEF, le abbiamo avanzate sul patrimonio immobiliare, le abbiamo avanzate per rompere una serie di privilegi che riguardano la Chiesa, che riguardano i grandi immobiliaristi, ovvero la possibilità di utilizzare la leva fiscale per una redistribuzione della ricchezza. Questo è un elemento di fondo. Cioè, cosa dovrebbe fare la sinistra? Redistribuire ricchezze. Dovrebbe avere come obiettivo il superamento delle disuguaglianze. Questo dobbiamo fare, non è difficile. Tutto il resto, come dire, sono chiacchiere. Però la proposta, io su questo voglio essere chiaro, perché c'è un tentativo di sminuire, la proposta non c'è se non c'è la denuncia. Questo è un elemento di fondo. La denuncia non è qualcosa di fine a se stesso, è il presupposto attraverso il quale noi riusciamo a costruire degli elementi programmatici. E veniva detto prima, però io lo voglio ripetere, perché questo è un elemento di fondo su cui noi abbiamo lavorato tanto. I soldi in questo comune ci sono, questo è un elemento di fondo. Noi abbiamo in poco tempo riuscito a individuare, virgolette, un tesoretto da 18 milioni di euro. Cioè, questi sono i numeri di cui stiamo parlando.
Stiamo parlando di 18 milioni di euro che si possono facilmente ritrovare fra chi non paga le tasse, i grandi immobiliaristi, le fideiussioni tossiche. Noi siamo sembrati completamente visionari in questa città, perché dicevamo che in comune cosa accadeva? Veniva Bottai, veniva Bulgarella, veniva la Coppel 2000, portava delle carte stracce, portava dei documenti fasulli e in cambio aveva permessi a costruire. Questo è quello che è avvenuto in questa città per decenni, ma non su operazioni da 100.000 euro, su operazioni da milioni e milioni di euro. Cioè, qua si sono dati permessi a costruire sulle più grandi operazioni immobiliari attraverso carte stracce. Cioè, roba che in qualsiasi altra città oggi sarebbe al centro di uno scandalo. A Pisa, con la procura, porto delle medie, come è stata definita più volte, con bene da Riccardo Chiari sul manifesto, non accade nulla. Cioè, questo è il problema e l'anomalia di questa città. E veniva detto da sia di Marco che Tiziana, dei crediti non riscossi, del caso della Ericsson, della Colombo, gli immobili fantasma di fabbriche che non sono mai state accatastate. Ci siamo sentiti soli in questo? Devo essere sincero, no. Ci hanno, come dire, io non credo, l'ho scritto, lo ribadisco, però oggi ancora in maniera più forte lo voglio ridire. Noi non abbiamo assolutamente paura di essere minoranza nel dire queste cose, perché su questo abbiamo l'ambizione di essere maggioranza in questa città nel momento in cui denunciamo questi elementi. Non ci sentiamo soli, non ci sentiamo minoranza quando siamo l'unica, diciamo, soggetto politico che in questi anni ha detto che c'è un problema di legalità in questa città, perché in questa città negli ultimi anni abbiamo avuto sequestri della direzione antimafia su esercizi commerciali per la presenza dei clan camorristi. Abbiamo avuto il sequestro dell'edicola in piazza Garibaldi, oggi riutilizzata da Libre. Abbiamo due indagini di proporzioni nazionali. Basta pensare al caso People Mover, domani sabato avremo la presenza del ministro Del Rio per l'inaugurazione di un'opera che ha visto al centro condotte immobiliari e i peggiori speculatori, un sistema di scatole cinesi che erano note a tutti. Cioè, qui sostanzialmente sono fatti venire il peggio dell'imprenditoria, diciamo, paralegale di questa città. Abbiamo un'indagine della DIA su uno dei maggiori imprenditori della città, perché è collegato potenzialmente alla mafia Messina Denaro, persona che invece entra e esce dal comune liberamente, nonostante debba a questo comune 6 milioni e mezzo di euro. C'è un problema di legalità? Secondo noi sì. C'è un problema che è di presenza, di infiltrazioni criminali sempre più forti in questa città. Ma di questo non si deve parlare. Noi è circa 6 mesi che chiediamo la discussione in Consiglio Comunale su questo tema, ma in città si parla di altro. Si parla del problema della legalità di Canapisa, si parla del problema della legalità con gli sgombri che sono avvenuti in questi 4 anni e che noi non dimentichiamo, dell'orificio del distretto 42, dell'esperienza a Palazzo Feroci. Il problema della legalità di oggi è i comitati di quartiere che vengono mangarellati e a cui non si permette di salire in comune. Cioè, stiamo assistendo a delle cose che non sono mai successe in città. Un comune che è pronto a blindarsi spendendo 120.000 euro per mettere tutta una serie di filtri all'ingresso, che noi smonteremo appena verranno montati, questo sia, diciamo, anche chiaro fra di noi rispetto all'obiettivo che vogliamo avere. Ma noi non dimentichiamo sulla legalità del ruspe. Noi abbiamo avuto le ruspe alla Bigattiera in questi 4 anni e ci sono gli scandali per un'amministrazione fascista e razzista come quella di Cascia, ma qualcuno qui le ruspe le ha usate. Questo non bisogna dimenticare. Qui in termini di legalità si inventa, poi altri lo diranno, il racket dei parcheggiatori abusivi. Cioè, siamo oltre la decenza, ma noi abbiamo un problema di legalità e su questo non bisogna tirarsi indietro, perché in questi anni le pagine oscure su cui bisogna fare chiarezza sono tante e riguardano i settori più diversi. Qua abbiamo avuto un crack della misericordia che è tenuto nascosto nei cassetti. Abbiamo avuto il crack del consorzio Pisa Ricerche, su cui nessuno oggi dice parole. Abbiamo avuto il crack della Sviluppo Navicelli, di cui si parla ora, cioè il fallimento più anomalo del mondo. Operazione da 22 milioni di euro su Ikea. Questi soldi poi non lo possiamo dimostrare, ma l'abbiamo detto, per cui lo continuiamo a ripetere, per noi sono traghettati
sulle società che hanno realizzato il porto e che di fatto oggi, come dire, tranquillamente i personaggi notori di queste operazioni siedono nel consiglio di amministrazione del Toscana Aeroporti, perché poi questo è il premio che hanno avuto. Stiamo parlando dell'imprenditore Bottai. Quindi noi abbiamo un problema di una città, come diceva Marco, sempre più in crisi e che necessita di risposte, che però, come dire, a nostro avviso sono fuori dal modello di sviluppo della città che il Partito Democratico e il centro-sinistra ha basato. Lo sviluppo di questa città si basa su tre cose: rendita, grandi opere, speculazione finanziaria, non si basa su altro. Allora, noi abbiamo necessità di sviluppare un'idea programmatica che è alternativa, ma non perché il Partito Democratico è cattivo, ma perché noi non abbiamo nulla a che fare col Partito degli Affari. Questa è l'alternatività in termini programmatici. Cioè, e su questo però si gioca una differenza che è irriducibile tra noi e loro, e su cui noi dobbiamo provare a conquistare una maggioranza nella città. E questo avveniva nel 2013 e ancora più confermato oggi. Nel 2013, se noi pensiamo alla questione dei beni comuni, referendum dell'acqua, sindaco Filippeschi e la sua maggioranza dal 2013 continua a votare la privatizzazione dei servizi, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico locale. Allora, noi io credo che dobbiamo muoverci in un altro orizzonte. Oggi i giornali sono pieni di articoli sulla crisi del Partito Democratico, sulla nascita dei democratici progressisti, il campo di Pisapia. Bene, io lo dico, noi stiamo da un'altra parte. Allora, tutto questo non interessa assolutamente niente. E siccome qualcuno ha parlato, noi siamo stati tempestati nella crisi che c'è stata in Consiglio Comunale con l'uscita di sé, dallo slogan dell'ex assessore Danti, Pisa e coerenza. Oggi il campo progressista si prepara ad allearsi con il presidente della regione Rossi, autore della privatizzazione dell'aeroporto. Su questo è avvenuta l'uscita, no? Da parte di Selle e dell'assessore Danti sulla vicenda dell'aeroporto, ma poi gli interessi si ricompongono. Questo è l'elemento di fondo. Non stiamo parlando di rapporti personali, c'è un elemento di convergenza di interessi politici. Allora, noi abbiamo degli altri interessi, per questo io credo che noi dobbiamo, lo dico con franchezza, è già stato detto, io ringrazio tutti i compagni e le compagne anche delle altre forze politiche presenti, da Sinistra Italiana, possibile, ovviamente i compagni di Fondazione, e mi rivolgo, diciamo, in particolar modo a loro che hanno una discussione anche di carattere nazionale rispetto alle politiche. A noi l'unità della sinistra non interessa. A noi interessa un'unità programmatica che riesca a determinare un miglioramento delle condizioni materiali. Noi abbiamo la possibilità in questa città, e questo è quello che vorremmo fare, di avviare una sperimentazione di carattere diverso, in cui, io lo dico sin d'ora per chiarezza, il candidato a sindaco è il programma, non sono le persone. Cioè, questo deve essere l'elemento fondamentale su cui può essere un ragionamento. Altro non è dato, e dico che il candidato a sindaco è il programma perché mi rivolgo, diciamo, a chi anche in alcuni comuni limitrofi è in maggioranza. Il programma non è una variabile in base alla collocazione, per cui noi siamo per la parità di mansione a parità di salario se siamo all'opposizione, ma se siamo in maggioranza non lo siamo più. Attenzione, cioè, questo è l'elemento, secondo me, culturalmente che dobbiamo provare a sviluppare e a rilanciare. Allora, e vado a chiudere, secondo noi la vera priorità di questa battaglia che dobbiamo costruire, su cui possiamo essere maggioranza in città e su cui noi possiamo ad ambire, se ce la faremo, ad arrivare a un ballottaggio in questa città, e se assumiamo che la lotta alla disuguaglianza sociale è il primo punto. Io dico alcune provocazioni perché, per intenderci, sempre in discorsi che piacciono ma che poi non sappiamo quanto sono reali, io non penso che una qualsiasi forza in termini elettorali di sinistra possa pensare all'ordinaria amministrazione di una città. Cioè, se noi amministrassimo questa città non potremmo amministrare come loro con l'ordinaria amministrazione, perché la macchina comunale non te lo consente, perché la compatibilità non lo consente. Noi dobbiamo pensare e candidarci e presentarci con delle proposte che sono subito comprensibili. Cioè, noi dovremmo dire, le dico in termini di priorità come provocazione, però per intenderci, che cosa vogliamo fare. Noi dobbiamo immaginare e presentarci alla città con un piano straordinario sulla casa che abbia due punti:
Se noi amministriamo questa città, proposta ai grandi immobiliaristi di accordo affitti calmirati, se entro 6 mesi non c'è la disponibilità alla sottoscrizione, chi sarà sindaco di noi? Finirà il provvedimento di requisizione. 10 milioni di euro dei 18 utilizzati per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Un PEF per le periferie. 8 milioni di euro che possiamo avere e su cui possiamo costruirli. Altrettanto, io credo che queste siano, come dire, alcune cose che dobbiamo fare. Un piano sulle tariffe, contro la povertà energetica. Queste sono delle cose che noi dobbiamo dire, su cui dobbiamo trovare le risorse e che dobbiamo indicare. La progressività fiscale, niente di nuovo, applicazione del dettato costituzionale. Parità di mansione a parità di salario alle società partecipate. Noi parliamo su questa decine e decine di lavoratori. Sono proposte provocatorie? Sì. Sono realizzabili? Sì. Allora, io credo che noi dobbiamo, come dire, immaginarci un programma. Io critico il programma nostro del 2013, perché a distanza di 4 anni quel programma è piatto. Nel senso, è ben scritto, ci sono tante cose, ma non risponde a delle priorità sociali che sono mutate in questi 4 anni. Io vorrei che oggi ci fosse una grande discussione molto franca fra di noi, che puoi dire, dopo oggi possiamo anche chiudere e tutti ce ne torniamo a casa. Io puoi dire, ho fatto politica in tutt'altri termini, in tutt'altri modi, e non mi piace passare il tempo in consiglio comunale, devo essere particolarmente sincero, a Marco meno che a me, figurati. Però è possibile, la sua pigrizia, diciamo, è uno degli ostacoli maggiori del consiglio, più dei 5 stelle. E allora noi vorremmo provare oggi a forzare questo elemento. Io lo dico sinceramente a tutti, e nella seconda parte, nel pomeriggio, vorremmo uscire con una proposta effettivamente condivisa. Noi abbiamo messo questo spazio pubblico perché pensavamo ne avessimo la responsabilità dopo 4 anni. Vorremmo uscire da qui, non una città in comune promuove, ma questi soggetti che ci sono, che tipo di discussione programmatica fanno? Al di là del fatto se uno crede nella rappresentanza, non crede nella rappresentanza, è super istituzionale, è pari istituzionale, cioè che idea abbiamo sulla città? E chiudo. Noi dobbiamo, secondo me, segnare un punto per cui l'idea è che la città non è un affare. La città per noi è la costruzione di diritti, di politiche pubbliche. Noi questo proviamo a mettere a disposizione oggi, e in questa discussione credo che noi ci siamo, come dire, spinti fin troppo nella, come dire, nella sincerità in cui proponiamo questo elemento, però è l'unico modo che conosciamo, cioè una discussione pubblica. Tavoli, tavolini, tavoletti, a noi non ci troverete seduti lì, ma penso che, visto che ci conosciamo con quasi tutti da tanti anni, una discussione franca e pubblica aiuta a sinistra oggi per fare concretamente alcune cose.